Pesca sportiva con i palangari. Finalmente è stato pubblicato il decreto che modifica la precedente normativa che prevedeva la possibilità di calare solamente 50 ami. E se rimani fino alla fine del video, scopriamo meglio di cosa si tratta. Ok, let's go. Ciao, sono il capitano Joseph Caracchiolo della Scuola Nautica Navigando e come già annunciato dal ministro Lollobrigida, ha firmato il decreto che aumenta da 50 a 100 il numero complessivo degli ami dei palangari che possono essere presenti a bordo o calati da ciascuna unità da diporto a prescindere qualunque sia il numero delle persone presenti. I pescatori diportisti per detenere a bordo i palangari devono essere regolarmente autorizzati a svolgere la pesca sportiva e ricreativa, pertanto è necessario richiedere l'autorizzazione all'autorità marittima. Inoltre è previsto che i palangari siano dotati di un codice identificativo che consenta l'individuazione del titolare del diritto di pesca. Rimane vietato l'uso di verricelli salparreti elettrici o collegati a motori termici. È vietata la detenzione contemporanea di palangari e salparreti elettrici collegati a motori termici. La violazione di tale norma comporta una sanzione fino a 6.000 euro. E se vuoi saperne di più, contattaci per una consulenza gratuita e non dimenticare di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato.